Ciao! Per chi non mi conosce, mi chiamo Marta e oggi vi propongo un tutorial su un alberello di Natale. Ho pensato all'alberello di Natale perché è una cosa comunque sempre legata al Natale, ma nello stesso tempo è simpatico da fare questo piccolo tutorial ed è facile da eseguire. Non avremo bisogno della macchina da cucire, quindi potete farlo tutte. Abbiamo semplicemente bisogno di panno lenci, filo da ricamo e basta, qualche bottoncino. Innanzitutto disegniamo il nostro albero su un pezzetto di carta e lo ritagliamo. Io ho disegnato un albero a mano libera, molto molto semplicemente. Poi andiamo a prendere due pezzetti di panno lenci da 15x20, li posizioniamo uno sopra l'altro e mettiamo la nostra sagoma dell'albero in questo modo e andiamo a ritagliare tutto intorno con le forbici o con il cutter per chi ce l'ha. Quindi avremo il nostro alberello con i due pezzi in questo modo. Ora, con il filo da ricamo, e vi consiglio un filo da ricamo un po' grosso in modo tale che il contorno dell'albero vi rimane bello in rilievo, andiamo a fare il punto festone, che sicuramente molte di voi conoscono, più o meno tutte penso, ma ve lo faccio vedere, e partiamo dalla base dell'albero tracciando innanzitutto col filo, facciamo un piccolo punto di fissaggio in modo che non si rompa e non si spezzi il filo, e partiamo in questo modo. Allora, eccoci qua, filo davanti in questo modo, col pollice tengo fermo, con l'ago prendo tutti e due gli spessori, passo e voilà, il filo, il punto è fatto. Di nuovo filo davanti, ago che passa in tutti e due gli spessori, tiro il filo e di nuovo il punto è fatto, e vado avanti così per tutto il lavoro. Ancora ve lo faccio vedere, filo giù, ago, tiro e il punto è fatto. Quando ho fatto tutto il contorno dell'albero, mi ritroverò ad avere l'alberello in questo modo, quindi tutto il mio contorno. Ho lasciato aperto un piccolo spazio sotto perché poi vi faccio vedere cosa faremo. Poi un'altra cosa da fare è arricchire il mio alberello con filo verde, in questo caso da ricamo, con un passaggio semplicemente di punto, punto avanti, punto filza, un punto dietro l'altro, quindi molto semplice. Di nuovo mi sono creata che cosa? La struttura un pochino dell'alberello. Poi ho fatto sempre con il filo rosso da ricamo dei piccoli fiorellini, qualche punto nodino e anche qui, ecco, ho creato un altro fiorellino col punto margherita. Punto margherita, punto nodino, punto filza, sono tutti punti molto semplici che eventualmente, se volete, potete magari scrivermi una mail e io in un prossimo tutorial ve li faccio vedere molto volentieri. Andiamo avanti col nostro albero. Abbiamo ricamato un pochino sul nostro albero. Adesso andiamo ad abbellire nuovamente con... io ho aggiunto una piccola stellina che è fatta con la pasta di fimo, molte di voi ce l'avranno, eventualmente mettete qualche stellina di quelle che si acquistano. Possiamo aggiungere per esempio dei bottoncini che sicuramente avrete in giro per casa, sempre con il mio filo da ricamo, e aggiungo il bottoncino per esempio qua in alto, dove c'è uno spazio disponibile, ecco qua, aggiungo il bottone, magari con, se volete, con dei fili un pochino più grossi, questo poi dipende un po' da che cosa volete creare voi. Ecco, appoggiato, cucito e terminato, quindi molto veloce. Posso aggiungere un altro bottoncino qua sotto, per esempio. Ecco, qui c'è un altro bottoncino.
ve lo faccio vedere solo così, non sto a cucirlo anche questo, è giusto per farvi vedere come viene. Ecco qua. Dopodiché potete aggiungere ancora bottoncini se volete o altri piccoli oggetti che possono arricchire il vostro albero. Quando avete terminato e l'albero è di vostro gradimento, inseriamo un supporto. In questo caso ho fatto fare a mio marito, che creatura sempre disponibile devo dire, mi ha fatto questo supportino in legno. Io l'ho dipinto di verde e lo aggiungo. Ecco qua, lo inserisco. Una cosa che mi stavo dimenticando, imbottite un pochettino l'alberello perché così rimane più morbido, più diciamo così, più puffoso proprio. Inserite il supporto, ecco qua, il vostro albero è pronto. Velocissimo, vero? Cosa possiamo altro fare? Ho comperato al Brico questi vasetti di coccio che costano veramente niente e inserisco l'alberello nel vasetto e già così è carino, però se volete potete aggiungere, sapete quei fiori secchi che vendono profumati, guardate, radici, fiori secchi, li potete aggiungere all'interno, ecco qua, ci sono di vari colori, io avevo in casa questi verdi, li aggiungete nel vostro vaso e profumano l'ambiente, oltre che essere molto carino da vedere. Il tutorial è terminato, il vostro albero è finito, vi auguro di farne tanti e di arricchire così la vostra tavola. Alla prossima, ciao!